Armando Biasi, come avete vissuto quelle drammatiche ore di ieri? Guarda, sono state 3 ore sicuramente difficili, perché non rispondendo al telefono, vedendo le immagini televisive per radio e sapendo che la costa dove mia sorella era in vacanza era proprio quella interessata, abbiamo pensato sicuramente al peggio. Fino a quando, intorno alle 16:20, è riuscita a rimettersi in contatto con mia mamma informandola che lei stava bene. Però in quelle 3 ore devo dirti che c'è stato veramente forte panico e purtroppo per tutti i connazionali, compresi quelli che sono morti, ci poteva essere chiunque dei turisti. Quindi sicuramente molta paura. Eravate in contatto con la Costa Crociere? Ma guarda, io mi sono messo un po' in contatto un po' con tutti, con la Costa, con la Farnesina, più che altro per capire l'elenco di chi era sceso a terra. Mia sorella era scesa a terra, però non faceva parte di quel pullman che sono stati attaccati. Cosa vi ha raccontato? Niente, ha soltanto raccontato che lei sta bene, il bambino sta bene e che quindi continua a cercare di proseguire nella sua speranza di vacanza. Quindi insomma nessun problema per lei per fortuna, ma grande ore di angoscia per voi. Per noi grandi ore d'angoscia, come lo sono state per tutti i parenti che sono a casa, e purtroppo, devo dire purtroppo, che gli faccio anche le condoglianze per coloro che hanno anche avuto poi il lutto in casa con queste morti. E questa è la dimostrazione che purtroppo non siamo più sicuri da nessuna parte, neanche quando si va in vacanza. Come prosegue ora il viaggio della Costa Fascinosa? Loro andranno fino a Marsiglia, ultima tappa del viaggio, per poi rientrare su Genova. Non vedete l'ora ovviamente di riabbracciarla? Beh, sia lei che mio nipotino, perché indubbiamente immaginiamo non soltanto lo stato d'umore durante, ma penso che vivere su una nave dove 13 persone, passeggeri italiani, non sono risaliti a bordo, sicuramente sarà un clima non felicissimo. Solo ora riesco a collegarmi ad internet, ha scritto ieri sera Samantha Biasi sul suo profilo Facebook quando la Costa Fascinosa era ancora ormeggiata nel porto della capitale tunisina. Marco ed io stiamo bene, purtroppo siamo bloccati a Tunisi e non sappiamo precisamente quando ripartiremo. Il porto sembra essere blindato, ma la paura e l'angoscia è tanta. L'obiettivo eravamo proprio noi croceristi europei. Marco ed io, prosegue, siamo stati solo un po' più fortunati degli altri. Le attività in crociera sono state tutte sospese, giochi, spettacoli, balli e musica. Ringrazio tutti per i messaggi, siete davvero tanti e chiedo scusa se non ho potuto rispondere, ma oggi comunicare con l'esterno è davvero complicato. Mamma, stai tranquilla, ok? E poi la conclusione, vorrei tornare subito a casa, ma non è possibile. Un abbraccio, vi voglio bene, scrive Samantha Biasi.